Il Santuario Mariano di Europa è situato una dozzina di chilometri a nord della città di Biella, a circa 1200 metri di altitudine, in un anfiteatro naturale di montagne che circondano la sottostante città. Parlare di questo luogo di culto significa tornare indietro nei secoli, sulle tracce della Madonna Nera che ha reso celebre il santuario, meta costante di pellegrinaggio da ogni dove. Ma se il legame di Europa con i fedeli di tutto il mondo attesta la capillarità del suo culto, è nello strettissimo rapporto con le popolazioni del territorio che si ha una suggestiva visione di quanto la potenza della fede abbia contribuito a saldare, secolo dopo secolo, la vita di valli e pianure circostanti alla figura della Vergine. Probabilmente, però, il rapporto più carico di suggestioni e antichi significati è quello che lega Europa alla vicina Valle d'Aosta. Il cammino che lega queste due realtà ha rappresentato e ancora rappresenta una rotta sacra per ogni credente. E le testimonianze di questo speciale abbraccio hanno origine nella statua stessa della Madonna Nera, tuttora conservata nel Sacro Sacello. Realizzata in legno di cirmolo dallo scalpello di uno scultore valdostano nel XIII secolo. Il manto blu, l'abito e i capelli color oro fanno da cornice al volto dipinto di nero, il cui sorriso dolce e austero ha accolto i pellegrini nei secoli. Ma non è questo, per quanto stretto e singolare, l'unico legame tra la valle e il santuario. Come non ricordare, infatti, la processione che dal XV secolo unisce Fontainebleau alla Madonna Nera attraverso il Colle della Barma, meta irrinunciabile per i fedeli in cerca di protezione da epidemie, guerre e siccità. Un rito che si consuma ancora oggi, ogni 5 anni, attraverso un itinerario spirituale faticoso ma appagante, che si conclude con il bacio della soglia della Basilica Vecchia, come documentato dai preziosi filmati d'epoca. Risale al 1700 anche la cosiddetta Cappella del Rock, eretta da fedeli valdostani, così come sono valdostani numerosi degli infiniti ex voto appesi nell'ala dell'edificio. E ancora resta strettissimo e strategico l'osservatorio meteorosismico, che segnala con efficacia scosse e variazioni delle comuni montagne. Un filo rosso che scorre lungo i secoli e che ancora porta i pellegrini al cospetto della Vergine, accolti al giorno d'oggi da strutture ricettive e comodità un tempo impensabili, ma ormai fondamentali per una visita in quota. Ma è senz'altro l'incoronazione il momento più alto e più unificante nell'intera storia del santuario. Un evento che, sin dal 1620, si ripete, identico e inalterato nel suo messaggio universale, ogni 100 anni, a scandire la vita delle comunità che più strettamente si legano alla Madonna Nera. Un'incoronazione, seppur modificata nei suoi aspetti logistici a causa della pandemia, che ritorna in questo 2020 a scandire il tempo e la storia. L'incoronazione è un gesto che ha una tradizione secolare e che nasce dal desiderio
del popolo biellese innanzitutto, che nel 1620, dopo parecchi anni e vicende, decenni anche di difficoltà dovute dalla peste, alle carestie, e essendosi sempre rivolto come per chiedere la protezione alla Madonna di Europa e averla ottenuta, in segno di ringraziamento, di lode, di affezione, ha chiesto il popolo di poter fare un gesto di questo genere che rappresentasse appunto l'affetto e l'importanza che per la fede ha la Madonna, no? E l'hanno fatta la prima volta nel 1620, no? E poteva finire lì. In realtà i più coraggiosi sono stati quelli che 100 anni dopo hanno voluto ripetere un gesto così, per cui è diventato da quel momento una tradizione che ogni 100 anni si ripete, quindi che ha anche una, come dire, una valenza non indifferente, perché un gesto che si fa una volta al secolo, no, acquista di per sé un'importanza crescente. Questa sarà la quinta incoronazione, per cui dopo 400 anni, ma è la quinta incoronazione e con una, diciamo, novità, se vogliamo chiamarla così, con una sfida ulteriore, perché è la prima volta che tra tutte le incoronazioni avverrà in un, diciamo, in un clima sociale, in una cultura, in un momento della storia in cui i re e le regine non sono più, come dire così, una realtà quotidiana, anzi, no, sono ben distanti. E non solo, anche la sfida è costituita anche dal fatto che tutto quello che nell'immaginario nostro di uomini moderni, contemporanei, porta con sé un'incoronazione, quindi la corona, il re, la regina, immediatamente portano dei messaggi che non sono esattamente quelli che ci interessa che, come dire, crescano e passino in questa occasione, no? Cioè quelli di, magari del lusso, della classe sociale, del potere, no? Che è esattamente sono il contrario di quello che in realtà la Madonna rappresenta poi per la fede della gente. Europa e la Madonna, pur nel lockdown, no, sono diventati un segno e un simbolo di speranza, e quasi quasi diventa, esagero un po', ma quasi superfluo dover spiegare alla gente perché la Madonna è regina e nello stesso tempo madre, quindi un punto di riferimento, e questo è il claim di questa incoronazione: noi siamo figli di una regina, no? Per cui da questo punto di vista è come se ancora di più quello che è accaduto ha reso possibile scoprire la profondità di un gesto come l'incoronazione, che non è certamente adesso non è appiccicato, non è posticcio, ma è realmente l'espressione di un legame, di una fede che è reale, che c'è in migliaia e migliaia di persone biellesi innanzitutto, ma anche del nord Italia e anche di gente che viene dall'estero. La storia dell'incoronazione segue un tracciato mistico e leggendario, intrecciato intimamente con le grandi vicende del tempo e in particolare con la dinastia dei Savoia, grandi protettori del santuario, che hanno lasciato ad Europa tracce indelebili della loro fede. Per farsene un'idea più precisa, basta mettere piede nel bellissimo Museo dei Tesori e dagli annessi appartamenti reali. All'improvviso, lo stretto legame tra l'evento centenario e la nobiltà dell'epoca si colma di significato e meraviglia, in un abbraccio commovente con la generosità della gente comune. I Savoia erano molto devoti alla Madonna di Europa, tant'è che frequentavano spesso il santuario. Qui ad Europa ancora oggi abbiamo gli appartamenti reali dove loro soggiornavano quando venivano qui in visita. Le prime testimonianze dei Savoia in visita ad Europa riguardano Beato Amedeo di Savoia, di cui abbiamo anche un paramento esposto all'interno del museo.
Poi molti principi e principesse hanno sempre frequentato il santuario nel corso degli anni, tant'è che abbiamo le pareti dell'appartamento reale arredati con tutti i loro ritratti. E loro stessi hanno supportato il santuario, soprattutto mettendo a disposizione gli architetti che già lavoravano per le residenze reali torinesi. Quindi l'architetto Arduzzi, lo stesso architetto Iuvarra hanno lavorato qui ad Oropa grazie all'intervento della famiglia Savoia, che volle fare di questo santuario uno dei luoghi di culto più importanti dell'intero Ducato. Allora, qui vediamo le corone e i gioielli che hanno incoronato la statua della Madonna di Oropa nel 1920. Insieme in questo apparato vediamo anche le corone delle precedenti incoronazioni. Ad esempio la corona del bambino è un dono di Vittorio Emanuele I di Savoia per l'incoronazione del 1820. In quello stesso anno sua moglie, Maria Teresa d'Austria, donò un'altra corona per la Madonna. È infatti tradizione incoronare sempre sia il bambino che la Madonna. La collana che vediamo al centro, quella a forma di fiocco, si chiama Nodo d'Amore. Quello era un dono del principe Carlo Alberto per la sua sposa Maria Teresa di Toscana e poi lei decise, una volta rimasta vedova, di donarlo al santuario affinché potesse restare tra i gioielli dell'incoronazione. La pettorina che vediamo al centro è invece il dono di tantissime persone. Lì ci sono gli ex voto di tanti singoli devoti che hanno voluto lasciare alla Madonna di Oropa la propria fede nuziale, una gemma, un prezioso per affidare magari anche un proprio caro alla Madonna. È quindi bello vedere all'interno di questo apparato di gioielli non solo la ricchezza e lo splendore, ma anche quello che sta al di là dell'apparenza, perché qui noi abbiamo la storia di centinaia di persone. Vediamo i principi e le principesse di Casa Savoia accomunati alle persone comuni, perché dietro a ogni singolo gioiello c'è una piccola storia, piccola o grande, magari di un matrimonio, quindi una storia felice, o una storia di sofferenza, magari persone che sono uscite dalla guerra e che hanno voluto ringraziare la Madonna di Oropa. Quindi è bello vedere tanti piccoli ex voto, tante storie dietro ogni singolo gioiello. Un altro gioiello particolare è quello che si vede qui, questa ametista. Questo è stato donato da Maria Clotilde di Savoia al Santuario di Oropa. L'aveva ricevuto in dono da Papa Pio IX per le sue nozze con Gerolamo Bonaparte. La storia di Maria Clotilde era particolare. Lei infatti fu data in sposa a Gerolamo Bonaparte quando era molto giovane. Lei tra l'altro era molto devota, molto cattolica, mentre lui era molto più grande di lei ed era un libertino. Però questo faceva parte dei piani di Cavour per avere la garanzia dell'alleanza francese nel suo disegno che lo portò poi ad ottenere l'unità d'Italia. Maria Clotilde, quando restò vedova, frequentò Oropa, dopodiché si ritirò nel castello di Moncaglieri e qui lasciò in punto di morte questo gioiello al suo confessore, il vescovo di Biella, Masera, che poi lo portò qui a Biella per l'incoronazione. Questa è una corona a due ordini che è stata progettata dal famoso architetto Filippo Iuvarra per la seconda incoronazione del 1720. Mentre qui sotto abbiamo un'altra corona che è stata utilizzata per l'incoronazione del 1820, quindi la terza, ed è stata donata da Maria Teresa d'Austria, la consorte di Vittorio Emanuele I, che nello stesso anno donò la corona per il bambino. Questo è il manto che è stato donato dalla regina Margherita di Savoia per l'incoronazione del 1920. La statua della Madonna di Oropa infatti dietro è cava, per cui nel momento in cui viene portata all'esterno del sacello viene coperta da un manto. Durante l'incoronazione del 1920 è accaduto proprio questo, lei è uscita dal suo sacello coperta da questo mantello ed è stata portata in processione fino alla Basilica Superiore dove poi si è svolta l'incoronazione. Ma la vicenda forse più toccante e originale legata all'odierna incoronazione è probabilmente quella dedicata al manto della Vergine, divenuto con l'avvicinarsi dell'evento un vero e proprio inno corale alla Madonna Nera. Un canto le cui note non sono suoni,
bensì minuscoli lembi di stoffa e fiumi di parole affidate al cielo. Una specie di invenzione estemporanea che ha innovato la tradizione antica, di cui le suore di Orta San Giulio sono le depositarie. Una ventata di novità e di entusiasmo. Un'arma contro la sventura di un anno complicato e luttuoso. Abbiamo cominciato la raccolta per il manto della misericordia a dicembre del 2018. Sperando, augurandoci che in tanti avrebbero aderito a questa iniziativa. Sicuramente il risultato finale ha anche superato le nostre aspettative, anche se noi avevamo, stando qua, la sensazione dell'affetto che sia i biellesi che i non biellesi hanno verso la Madonna di Europa. Quindi a dicembre del 2018 è incominciata la distribuzione delle scatoline in cui potevano essere messi i pezzi che si volevano regalare, appunto, donare alla Madonna per questo manto nelle nostre parrocchie biellesi e qua in santuario. Abbiamo subito capito che l'iniziativa aveva un buon seguito, infatti da subito la raccolta è partita molto bene, soprattutto qui a Europa. Queste scatoline, quando abbiamo incominciato ad aprirle, ci siamo resi conto che oltre a contenere il pezzettino di stoffa per il manto, contenevano tutte delle preghiere, che potevano essere delle preghiere di ringraziamento, delle preghiere di affidamento. E ci siamo subito accorti che oltre al pezzo di stoffa si donava alla Madonna anche tutto quello che era un sentimento che appunto poteva essere legato all'affidamento della protezione della propria famiglia. Tante mamme, tante nonne affidavano i figli, i nipoti, gli uomini magari prevalentemente un affidamento per il lavoro. Nella grande quantità di pezzettini che sono arrivati si potevano naturalmente alla fine individuare delle categorie, diciamo. C'era magari la sposa che donava il pezzettino del vestito da sposa, oppure, adesso anche di grande attualità in questo momento, i medici che donavano un pezzettino del loro camice, le infermiere anche che donavano un pezzettino del loro camice, sempre affidando il loro lavoro, chiedendo di poter far bene il loro lavoro, di seguire bene le persone che avevano bisogno. Ci siamo quindi accorti già prima di quello che è venuto fuori poi durante l'emergenza, di quanto queste categorie avessero a cuore far bene quello che stavano facendo. Dopo alcuni mesi abbiamo incominciato ad aprire queste scatoline, abbiamo aspettato di averne un quantitativo, insomma, che incominciasse ad essere considerevole. Abbiamo incominciato tutto questo lavoro di apertura delle scatoline. All'inizio io ho avuto il grande privilegio di essere l'unica che faceva questo lavoro e tutte le volte che si apriva una di queste scatoline l'emozione era grande, perché appunto c'era il piacere e anche l'onore, secondo me, di leggere tutte queste preghiere di affidamento alla Madonna. Poi di ogni scatolina veniva fatta una fotografia insieme al tessuto abbinato alla scatolina e poi la scatolina veniva separata dal pezzo di tessuto. Tutti i pezzetti sono stati portati alle suore di Orta San Giulio, che sono state quelle che hanno cucito buona parte di questo manto e dello strascico. Quando ci si è resi conto però che il lavoro diventava un lavoro enorme, perché i pezzetti continuavano ad arrivare, oltre alle suore di Orta San Giulio anche un'equipe, diciamo, di signore qua nel territorio biellese si sono occupate di cucire una parte dello strascico, che naturalmente sarà unito a tutto il lavoro che hanno fatto le suore al monastero di Orta San Giulio. C'è una premessa importante. Questo era un progetto improgettabile, perché non sapevamo quanti pezzi sarebbero arrivati, non sapevamo se ci sarebbe stato uno strascico.
quindi abbiamo dovuto metterci in ascolto. All'inizio abbiamo contattato le suore di Orta, che ci hanno detto sì, si sono fidate anche loro. Poi, strada facendo, si capivano le direzioni da prendere, no? Perché abbiamo sempre detto, beh, la Madonna avrà il manto che desidera e ci fa capire lei come vuole, quello che vuole. E quindi all'inizio sono arrivati dei pezzetti di stoffa, non tantissimi, e questi pezzi inizialmente sono stati portati a più riprese alle suore, al monastero Mater Ecclesiae sul Lago d'Orta, e le suore hanno fatto uno disegno di massima e poi hanno iniziato a cucire e ad applicare i pezzettini. Poi cos'è successo? Che negli ultimi giorni della raccolta, come succede un po' a tutti, che ci muoviamo all'ultimo momento, il santuario è stato travolto dalle buste rosse che avete visto, e visto che il lavoro delle suore era un lavoro assolutamente meticoloso, certosino, che richiedeva tempi lunghissimi, loro ci hanno detto: non ce la facciamo a fare tutto, per cui abbiamo suonato le trombe e abbiamo chiesto: chi ci vuole aiutare? Così abbiamo incontrato prima una signora bravissima e poi se ne sono aggiunte altre. Quindi c'è stato da una parte il lavoro in monastero e da una parte il lavoro delle donne qua, che abbiamo tagliato, diviso i colori, diviso i tessuti e poi abbiamo cucito. Ovviamente quello che è bello, secondo me, anche qui c'è un altro intreccio, c'è un monastero, poi invece ci sono delle donne laiche, normali, delle nonne, ma anche delle ragazze giovani, e anche questo ha contribuito alla vita di questo mantello, che racconta davvero una storia proprio attraverso, non solo attraverso le storie che contiene, ma il modo in cui è stato fatto. Io direi che se ci fosse uno storico dell'arte potrebbe parlare di arte relazionale, arte partecipativa, perché anche nel lavoro c'era spazio per tutti. Ecco. Inevitabile la domanda che tutti i fedeli si pongono: cosa avverrà il 30 agosto? Quale incoronazione sarà, visto che, per forza maggiore, l'evento solenne con la tanto attesa processione è stato spostato all'anno prossimo? La risposta sta in una scommessa che ogni fedele deve giocare con se stesso, con la propria impazienza e i lunghi tempi dell'attesa, senza che nulla possa turbare l'incontro con la Madonna Nera, che tutti accoglierà al momento giusto, uscendo dalla Basilica serena e accogliente, proprio come 4 secoli fa. Il desiderio è, come dire, marcare, sottolineare una data, che è quella dell'ultima domenica di agosto del 2020, no? E raccogliere, come dicevo prima, raccogliere la novità che il Signore ha permesso, no? E rilanciare quindi un cammino. Quindi il 30 agosto sarà un momento come di presa di coscienza di quanto è accaduto e di rilancio dell'ulteriore cammino che faremo fino all'incoronazione del prossimo anno. Per cui direi un momento, un aiuto alla speranza, no? In questo senso, cioè quello che ci aspetta è un cammino verso la, un po' come quando andando in montagna, no, si arriva a un colle dove si pensava essere il rifugio e invece si accorge che c'è ancora una valle da attraversarlo. C'è un momento di smarrimento, ma la valle può essere anche molto bella da percorrere, no? E quindi questa è l'idea del 30 di agosto, quella di rimetterci in cammino con il desiderio
di arrivare ancora più pronti e maturi e contenti alla festa del 2021.